Ciao ragazzi, come va? Bentornati alle mie lezioni. Come sempre vi invito se vi piacciono, se le trovate divertenti, interessanti e un po' diverse dal solito, cliccate mi piace e se vi iscrivete al mio canale o mettete mi piace alla mia pagina Facebook mi fate un grande favore. Tutto il materiale è completamente gratuito, lo potete scaricare al link qui sotto. E oggi voglio consigliarvi un esercizio fantastico che, diciamo, non ho inventato io, me ne assumo piena responsabilità. Non ricordo, perché ovviamente non ci si può ricordare tutto, non mi ricordo da chi l'ho preso e comunque l'ho un po', diciamo, modificato a modo mio. Mettendo anche dei passaggi un po' alla Jaco maniera. Allora, brevemente vi faccio l'esempio di oggi in Sol maggiore. Quindi l'invito ovvio ormai è di studiare la scala e l'arpeggio su tutta la tastiera. Ci sono le lezioni un pochino più indietro dedicate allo studio di arpeggi e scale su tutta la tastiera, in orizzontale, in verticale, in tutti i modi possibili. E diciamo, l'esercizio di oggi è basato sulla pentatonica maggiore di Sol, ovvero Sol, La, Si, Re, Mi, Sol, che è identica alla pentatonica minore di Mi. Cercate subito di esercitarvi anche, oltre, come vi ho detto prima, la scala all'arpeggio di Sol. Tutta la tastiera, anche su la pentatonica, quindi c'è chi usa delle riteggiature, una specie di modi della scala della pentatonica maggiore, cioè si fa dei box. Io ragiono sempre in note, ma comunque sono approcci che ognuno può fare a modo proprio, o a note oppure diciamo a schemi, ma più che altro. Inizio la scala con due o tre dita diverse e quindi mi creo tre diteggiature diverse, poi le mescolo e riesco a suonare su tutta la tastiera. Ad esempio, se parto con il dito indice, oppure col minimo. Questo mi facilita nell'improvvisazione. Comunque, tornando all'esercizio di oggi, quindi pentatonica maggiore di Sol, il pattern è questo. Siamo in terzine, quindi la prima terzina è composta dalle prime tre note, appunto, della pentatonica di Sol, quindi Si, La, So, Si, La, So. Passo a quarta, terza e seconda nota, ovvero Re, Si, La, quindi Si, La, So, Re, Si, La. Salgo ancora di una nota, quindi vado in Mi, Mi, Re, Si.
Si la sol re si la mi re si sol mi re sol mi re ancora avanti la sol mi. Qui vedete sono sempre le note della pentatonica andando a salire di volta in volta un intervallo di una nota, insomma, della pentatonica. Partendo da Si, poi parto da Re, poi da Mi, poi da Sol, da La e vado avanti. Quando arrivo qui posso fare questo giochino, quindi Si, La, Sol, che posso fare in questo modo e ripeterlo in quest'altro, non è che scorre in avanti. Quindi Si, La, Sol, Si, La, Sol. Vado avanti e trovo quindi il Re. Re, Si, La, Re, Si, La, Re, Si, La. Faccio due volte la stessa cosa, cambiando di teggiatura. Mi, Re, Si. Sol, Si. Sol, Mi, scusate. Sol, Mi, Re. Sol, Mi, Re, Sol, Mi, Re. La, Re, La, Sol, Mi, La, Sol, Mi. Sempre identico, però cambiando le diteggiature. Una volta arrivati a Re, cambio pattern, e qui entra in gioco un esercizio, cioè un tipico fraseggio di gioco che ha usato nei soli, nelle improvvisazioni, che è la pentatonica a gruppi di 5 note, quindi in terzine ma a gruppi di 5. Quindi parto da Re, che è l'ultima nota possibile che ho della pentatonica di Sol sul mio basso a 20 tasti. Faccio la pentatonica discendente a gruppi di 5 note, ovvero Re, Si, La, Sol, Mi. Parto dalla nota, questa volta discendente, la prima nota discendente della pentatonica, quindi da Si. Si, La, Sol, Mi, Re. Fino ad arrivare al Sol, quindi parto dalla quinta. Nell'improvvisazione è un'idea molto, molto carina, molto efficace. Esempio, vado in Mi maggiore. Oppure prendo un altro tipo di scala e faccio comunque questo pattern a no, quintine, ma terzine a gruppi di 5. Vedete tutto nel PDF e quindi vi ripeto un attimo l'esercizio lentamente da cima a fondo e poi ve lo faccio vedere a velocità che ho scelto io, che ognuno può fare come desidera. E parte così. Le dita
la conoscenza della tastiera è un esercizio top, amazing in inglese. E ci vediamo al prossimo video. Thank you.